Un uomo di 44 anni è stato recuperato cadavere nella darsena borghese di Fano questo pomeriggio alle ore 18, dopo che aveva fatto perdere le sue tracce dalla serata di mercoledì. Andrea Mancini, questo è il suo nome, viveva con la madre che ieri mattina, accortasi che il figlio non aveva dormito a casa, ha fatto scattare subito le ricerche avvertendo i carabinieri di Fano. Andrea non aveva mai manifestato manie suicidarie, ma la bicicletta lasciata lungo il canale Albani in via Kennedy purtroppo aveva fatto pensare al peggio. Così, d'accordo con gli investigatori, stamattina si sono avviate le ricerche in quella zona da parte dei vigili del fuoco, che per scandagliare meglio il fondale hanno fatto parzialmente prosciugare il canale. Le ricerche non hanno portato al ritrovamento di Andrea questa mattina, cosa che aveva acceso una speranza nei familiari. Poi, alle 17 di oggi, sembrerebbe che un passante, accortosi del corpo semisommerso del povero Andrea, abbia avvertito i carabinieri. Il 44enne è stato recuperato dal reparto speciale dei vigili del fuoco sotto la supervisione di carabinieri e guardia costiera, mentre la polizia di Stato e i vigili urbani regolavano il flusso stradale.